Nessuno parla mai dei crimini del comunismo, recriminano taluni, suggerendo che esista una qualche congiura del silenzio, che non si voglia parlare dei crimini del comunismo, che questi debbano essere equiparati a quelli del nazismo, ma hanno un senso queste operazioni, come per esempio quella del famoso libro nero del comunismo, questa storiografia con la calcolatrice, i 100 milioni di morti che sarebbero superiori a quelli fatti dal nazismo. La verità è che dei crimini del comunismo se n'è sempre parlato, sono fatti dalla rivoluzione bolscevica, il terrore dei bolscevichi, al terrore stalinista, al grande terrore, alla stagione del maoismo e ai vari altri crimini commessi dai regimi che si sono richiamati alla dottrina marxista-leninista. Questi crimini sono noti, ma possiamo dire che li conosciamo veramente? Questa è una domanda fondamentale che pone questo libro. Questo libro vuole sgomberare il campo da luoghi comuni, dalla mitologia ideologica, da letture che sono in contrasto con i risultati della ricerca scientifica, accademica, degli studi che negli ultimi anni si sono fatti. E i risultati ci impongono riflessioni molto serie e quindi di parlare e discutere del comunismo e della sua storia nel Novecento, della lunga parabola e dei crimini che sono stati commessi in una maniera più serena. All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, oltre un terzo dell'umanità viveva sotto regimi marxisti-leninisti o ispirati all'ideologia comunista. Questo vuol dire che moltissime popolazioni ancora oggi sono alle prese con l'eredità di quelle esperienze, le ferite, i traumi, dei crimini commessi. Anche questo aspetto fa parte di una riflessione urgente da fare sul comunismo e questo libro vuole essere un primo contributo in questa direzione.